Nota del giorno, 26 novembre 1491, nasce a Roma Bindo Altoviti, figlio del nobile fiorentino Antonio Altoviti che aveva iniziato le fortune bancarie della famiglia a Roma alcuni decenni prima. Perché è importante questo Bindo Altoviti? Perché grazie alla posizione agiata della sua famiglia a Roma, egli poté permettersi una formazione culturale davvero alta. Divenne un colto mecenate commissionando opere a rinomati artisti come Raffaello. Oggi conserviamo un ritratto di Bindo fatto dall'Urbinate alla National Gallery di Washington, in cui il giovane Bindo è caratterizzato da un aspetto gentile con una sobria eleganza rinascimentale. Poi ricordiamo che Bindo commissionò sempre a Raffaello una Sacra Famiglia che è conosciuta oggi con il nome di Madonna dell'Impannata ed è conservata nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti. Al Vasari commissionò una Concezione di Maria che si conserva nella Cappella Altoviti della Chiesa dei Santi Apostoli a Firenze, sempre. Fu anche grande amico di Michelangelo. Il Buonarroti gli lasciò il disegno preparatorio dell'Ebbrezza di Noè, una delle scene che troviamo nella volta della Cappella Sistina. Come banchiere, egli continuò a fare le fortune della famiglia, assumendo incarichi importanti all'interno della corte pontificia e in quanto grande oppositore dei Medici, al loro ritorno a Firenze nel 1530, egli inizialmente non mostrò la sua ostilità perché sul soglio di Pietro, ricordiamo, c'era Clemente VII che era un Medici. Quando poi divenne duca a Firenze Cosimo I, ebbene, inizialmente egli dissimulò lo sdegno che aveva nei confronti dell'Altoviti proprio per via, diciamo, di questa ostilità pregressa. Ma nel momento in cui morì Paolo III Farnese, che era il protettore dell'Altoviti a Roma, Cosimo I richiese formalmente Bindo a Firenze. Lo richiese inizialmente con l'accusa che il banchiere romano aveva sparlato di lui, ma successivamente, diciamo, lo richiese formalmente a Giulio III, soprattutto perché Cosimo lo ricattava. In che modo lo ricattava? Lo ricattava impedendo al figlio dell'Altoviti, al figlio di Bindo, cioè Antonio, di insediarsi come vescovo a Firenze. Nel corso del tempo Bindo continuò a sostenere gli esuli fiorentini, cioè tutti coloro che avevano dovuto lasciare Firenze perché si erano opposti al potere medicheo. Alla causa di Bindo e degli antimedicei si unì anche Piero Strozzi, che era alla guida delle truppe francesi che erano giunte per difendere la Repubblica di Siena. Le truppe antifiorentine però furono sconfitte pesantemente nella battaglia di Marciano della Chiana del 1554, a seguito della quale i beni di Bindo Altoviti furono tutti sequestrati dai Medici. Beh, mi sembrava giusto ricordare questo personaggio che è stato davvero importante per la storia di Firenze, ma soprattutto per la storia dell'arte. Io con la nota del giorno ho concluso e vi auguro una buona giornata. Però a questo punto rimane ancora una domanda a cui rispondere. Perché le opere commissionate da Bindo Altoviti si trovano oggi in quelle che erano le collezioni dei Medici? Beh, l'ho detto prima. Quindi se torni indietro con il video, trovi la risposta.